Allora, registriamo che questa settimana non siamo riusciti a fare tanto, per esatto, c'è anche quello che studiamo sia per la guarigione di Nachman ben Rina, l'Evnishmad del bambino Aaron che è mancato, caro. Per esatto, c'è appunto quando ci sono momenti difficili, è molto importante non fare mai, quando senti qualche notizia dura o cose del genere, mai dire: ah, quello se lo merita, ma anche a volte non lo diciamo, lo pensiamo, ah, quello ha fatto così, quello ha fatto così, vedi, ci sono delle situazioni che neanche puoi dirlo perché sono troppo gravi, che dici cosa può aver fatto una persona. Dobbiamo sapere, prima di tutto, di non rimbambirci che Dio fa tutto per il bene, anche se sono delle situazioni difficili, e mai dire, ah, si dice la tzedikat adin, vuol dire no, noi non veniamo in questo mondo per giustificare le azioni di Dio, non veniamo a spiegare quello che Dio fa perché non abbiamo idea neanche di quello che facciamo noi, non sappiamo cosa abbiamo fatto 10 minuti fa, quindi non possiamo venire a dire ah, sai, Dio ha mandato a quello, questo o quello, perché dice il Baal Shem Tov, che ogni volta prima di mandare un giudizio a una persona chiedono il suo permesso. E quindi com'è che ti chiedono il permesso? Ti fanno vedere un'azione di qualcuno, ah, quello ha fatto un incidente, quello ha perso il lavoro dei soldi o cose del genere, e tu dici, ah, vedi, se lo merita perché? Perché è uno che, non so, parla sempre male, piuttosto che nel momento in cui tu, come si dice, spieghi il disastro che è successo o la roba negativa che è successa, è come se stai dando l'ok che chi fa una cosa del genere si merita una cosa del genere e sia mai che te le butti su di te, così dice il Baal Shem Tov. Quindi veramente ogni volta cerchiamo sempre di pensare positivo, ci sono dei calcoli in cielo che noi non conosciamo, ci sono persone che devono venire qua in questo mondo per 1 anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni, 100 anni e devono fare una determinata cosa. Noi non abbiamo idea di ognuno di noi cosa è venuto a fare. Può essere che una persona vedi che non sa neanche leggere né scrivere, ma magari è venuto qua e nella vita precedente era il capo di una yeshiva, e sa la Torah a memoria, ed è venuto soltanto a restituire un debito che aveva con una persona. Non lo sappiamo. Noi non lo sappiamo, quindi la cosa più importante è sempre vedere le cose con un occhio, con la fede. Gli occhiali, dobbiamo avere gli occhiali e vedere tutto con fede. C'è Dio che gestisce il mondo. E andiamo avanti, facciamo una piccola. Registriamo qualcosa, almeno per rafforzarci tutto, per rafforzarci tutti. La parasha di questa settimana sono due parashot, vuol dire che sono due porzioni della Torah unite. O questa settimana sono Matot e Masei. Noi prendiamo come incomincia la parasha di Matot, di Matot, parla che dice lo yachel devaro che chola yotze mi pivi a sé, vuol dire che una persona non stiamo parlando di un neder, quando una persona si impegna a fa, non so se in italiano si chiama giuramento, comunque si impegna a fare qualcosa o a non far qualcosa, quello si chiama neder, vuol dire aver preso su di sé un obbligo, un impegno, e questo impegno c'è scritto nella Torah, lo yachel devaro, vuol dire che quello che dice non sia chol vuol dire. Ci sono i giorni della settimana, si chiamano i giorni chol, vuol dire di sabbia, però non vuol dire di sabbia, vuol dire i giorni della settimana, che sono i giorni, non dico che valgono meno, però rispetto a Shabbat sì, e quindi di non fare che la tua parola valga poco. E dice, vekol è tutto, ayotze, che quello che esce mi piv dalla sua bocca che lo faccia. Quando una persona si impegna a fare qualcosa, qualsiasi cosa si impegna a fare, di cercare sempre di farla. E la parasha di questa settimana, qui leggo dal Maharosh, dice che la parasha di questa settimana ci insegna alla mitzvah del neder, che abbiamo detto che è l'impegno, ok? Ed è una mitzvah particolare, Rabbi Natan, l'abbiamo studiato questa settimana, Belikutei Halachot, dice che è come creare una nuova Torah, che è importante fare un neder. Cosa vuol dire fare una nuova Torah? Nel senso che nel momento in cui tu dici: ciao, io voglio mi impegno a non godere di questa strada. Ok, dici non voglio più passare da quella strada. Nel momento in cui lo dici, è come se stai creando, come se stai creando una nuova Torah. E il Rav qua lo dice: dice, ci sono delle cose che la Torah ti permette di mangiare. Scusa, che la Torah non ti permette di mangiare, come per esempio la carne di maiale, piuttosto che degli animali che sono mo morti da soli no, capito che non sono morti secondo, con, così c'è la macellazione secondo la regola ebraica.
Arriva la regola, cioè, ci sono diverse regole nell'ebraismo, chi conosce una minima lo sa, e arriva la regola dei Nedarim, vuol dire delle promesse, degli impegni, e dice che se una persona dice come si dice, qualcosa che si può fare, per esempio dice, io non voglio più toccare questo vino, io non bevo più questo vino, non mangio più questo panino, ok, non voglio godere di questo pane, adesso... Una persona dice: non voglio più godere del pane che ha fatto Moshe o del pane che ha fatto, non lo so, ognuno sa come mi viene in mente una storia di una volta una signora che è venuta, eravamo fuori dal tempio, è venuta, ha detto: scusa, puoi venire con altri due uomini a togliermi un neder, vuol dire a togliermi un impegno. Gli ho detto: cosa è successo? Fa: no, ho promesso che non avrei più fatto da mangiare a mio marito. Adesso abbiamo fatto pace, però devo togliere il neder. Così ha detto. Poi è andata da un rabbino, l'ha fatto il rabbino che era lì vicino a casa nostra, gliel'ha fatto lui con altri due. Però io dicevo, io non so cosa si deve fare, però può succedere che una persona anche lo usa in un modo del genere. Dice, guarda, io faccio un impegno che non voglio più godere di questo panino o del panino di questa persona, ok? Cosa succede? La Torah ci insegna che se una persona poi alla fine si dimentica di aver fatto questo, di essersi impegnato in questa cosa e per sbaglio, beshogeg, vuol dire per sbaglio, senza saperlo, mangia del panino, c'è scritto che deve portare un'offerta al Bet HaMikdash, quindi vuol dire che deve portare un korban. Se invece lo fa apposta, dice no, me ne frega niente dell'impegno che ho fatto, adesso ho fame e me lo mangio, addirittura c'è scritto che prende le malkot, vuol dire le mazzate, stiamo parlando ovviamente di quando c'era il Sinedrio e c'era il Bet HaMikdash, non è che si dà le mazzate nell'ebraismo adesso, non esiste. Però per dirti quanto è importante il fatto che una persona si impegna con la bocca di dire qualcosa, poi se non lo fa, la Torah ci insegna che ne ha dei riscontri negativi, giusto? Qua cosa vediamo? Vediamo la forza della voce, della parola, scusa, vediamo la forza della parola di ogni persona, anche una persona che parla, dice, ah, io non voglio mangiare un cibo, un pane che la Torah ti permette di mangiarlo, perché puoi mangiarlo quel panino e tutto, no? Però dice no, e lui tira fuori dalla bocca che non vuole più mangiare quel panino, e allora quel panino diventa vietato, diventa un divieto della Torah, perché? Perché l'ha detto con la bocca, e quindi in quel momento, come si dice, ancora di più dobbiamo vedere che abbiamo una forza nella bocca enorme. Cosa vuol dire? Che se tu dici, guarda, io non voglio bere quel vino, e poi che comunque potevi bere, secondo la Torah lo potevi bere, diventa anche secondo la Torah vietato per te berlo, perché ti sei impegnato. E quindi vediamo la forza di ogni persona che quando parla, che può creare come una Torah nuova, un nuovo divieto, oppure una nuova energia. E qui Rav lo porta da un'altra parte. Rav Aaron ci insegna che se una persona al contrario, perché qua abbiamo detto se voglio vietare qualcosa, ma al contrario, se io voglio dire, guarda, io voglio essere un buon ebreo, voglio essere una persona kasher, voglio essere un buon Ben Noach, che ci seguono anche loro, sono numeri uno, voglio essere un buon Ben Noach, voglio essere una persona kasher. Voglio studiare, voglio pregare, Dio ti prego, voglio pregare io veramente, ma aiutami a pregare, io non so, non so come aprire la bocca, ti prego, veramente, veramente io voglio venire al tempio, oppure voglio prendermi uno spazio dove poter parlare con te, voglio riuscire a venire. E cosa ti devo dire? Io ho una marea di prove, non ce la faccio, quando arriva il momento di fare la preghiera non ho voglia, mi passa, ognuno di noi abbiamo lo Yetzer Hara che ci rimbambisce, ti dice fai così, ogni volta mi sposta altre robe, ma Dio, ti voglio dire che io voglio pensare a te quando prego, a volte arrivo a pregare e penso ad altre cose, ti prego fammi pensare a te. E così una persona che parla e che dice, ma ti prego fammi tenere gli occhi che guardo solo cose kasher, fammi sentire dalle orecchie solo cose buone, perché voglio stare vicino a te. Nel momento che una persona dice una cosa del genere, è ovvio che si attiva, è ovvio che attiva, è ovvio che funziona. Ancora di più, perché abbiamo detto che se dici, ah, non voglio più bere quel vino lì, secondo la Torah, diventa vietato. E questo deve essere un rafforzamento per ognuno di noi enorme, 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 un rafforzamento enorme, perché se una persona
sa che la forza che ha, come si dice, che ha nella bocca, come si dice, sa che se dice, ah, io adesso si alza e dice, ah, adesso vado a mangiare, e poi non va a mangiare, sa che ha sprecato un'energia, che ha fatto un qualcosa che poteva evitare, farlo in modo positivo e tenere la parola in un modo positivo, giusto? Cioè, ogni cosa che esce dalla bocca, cercare di attivarlo, perché Dio è così, Dio ogni cosa che dice crea dei mondi interi. Quello che noi vogliamo assomigliare a lui, dobbiamo sapere che anche qualsiasi cosa che diciamo, almeno cerchiamo di farla, non riusciamo a dire ogni cosa che diciamo che è una cosa intelligente o che crea dei mondi, però almeno non li distruggiamo, cerchiamo di dire qualcosa che è collegato con la verità, che poi lo facciamo, perché ogni cosa che tiriamo fuori dalla bocca è importante. E allora, ancora di più, abbiamo detto che quando una persona dice delle buone cose a Dio, o legge dei salmi, ogni volta che dice una parola dei salmi, ogni volta che leggi un po' di Torah, ma dice, ah, io adesso vado a servire Dio, vado a servire Dio, che questa è una delle cose più importanti agli occhi di Dio. As Rabbi Nachman ci insegna, Vesichot Aran, chi ce l'ha in italiano, si chiama La saggezza di Rabbi Nachman, credo che sia il numero, all'inizio, o Vesichot Aran, la 9 o... C'è scritto che racconta, no, Shifrei Aran all'inizio, il 9, Shifrei Aran, la prima parte del libro, perché la saggezza di Rabbi Nachman è divisa in due libri, uno si chiama Shifrei Aran, che parla della storia di come è cresciuto Rabbi Nachman, della sua vita, la seconda parte sono Sichot, Sichot vuol dire sono delle parlate. E Rabbi Nathan riporta quello che ha raccontato Rabbi Nachman, che quando era piccolo lui faceva una marea di digiuni, faceva dei digiuni e prendeva su di sé dei dolori, nel senso che faceva... dolori fin quando per cercare di avvicinarsi a Dio e togliere la materialità, fin quando ha detto che tutto quello che l'ha portato ad arrivare dove arrivare è la parola con Dio, è la parola, non è i digiuni, non è quanto ha mangiato, quanto poco ha mangiato, come ingoiava il cibo, no, il parlare con Dio. Ed è una cosa che ognuno di noi può fare e può meritare di avere. Non importa quanto hai le peot lunghe, quanto è la barba, quanto hai fatto Shabbat, non hai fatto Shabbat, cosa hai mangiato ieri. Ognuno di noi che alza gli occhi, anche senza alzare gli occhi, inizia a parlare con Dio e gli dice: Dio, io voglio stare vicino a te. È una cosa che ognuno può cercare, una cosa che ognuno può, e in particolare in questo periodo, di chiedere Rahamim, vuol dire: Dio, abbi pietà di noi, ti prego, tira giù della misericordia, perché tutto il lavoro è di tirare giù misericordia nuova. E ognuno di noi che chiede misericordia per tutto il mondo, veramente di continuo chiederti, prego, di riconoscere l'Olam, vuol dire Signore del mondo. Rahamim vuol dire misericordia, ti prego. Ho un amico che per un periodo andava tutti i giorni un'ora e urlava solo Rahamim, Rahamim, che vuol dire misericordia. Solo così. E poi nella testa pensa a misericordia a mia madre, misericordia a mio padre, misericordia a me, misericordia per tutto il mondo, misericordia per la situazione che viviamo adesso in Israele, che non sai mai cosa succede tra 5 minuti. Ti prego, riconoscerlo là, misericordia, misericordia a tutte le persone che stanno soffrendo adesso, ti prego, abbi misericordia. Una persona che tira fuori dalla bocca arriva direttamente a Dio. E una persona può, che parla con Dio può arrivare ai livelli più elevati, perché la bocca è mega importante. Ma una volta una persona è arrivata da Rabbi Nachman e gli ha detto: ma tutto quello che hai meritato, ci credo che sei tzaddik, ci credo che sei tzaddik, perché vieni dal tuo nonno, il tuo bisnonno, il Baal Shem Tov, dalla parte di tuo padre. Invece Rabbi Nachman mi ordenka tzaddikim, degli tzaddikim come degli angeli, oh? È ovvio che tu sei uno tzaddik. E lui, Rabbi Nachman, ha avuto delle parole mega dure, mega dure. Anche quello è scritto Besichot Aran, chi vuole vederlo, credo che sia il 25 o il 26, Besichot Aran, 25-26, e dice che tutto quello che sono arrivati non sono arrivato se non per quello che io ho fatto. Quello che io ho fatto vuol dire la fatica. Il segreto di Rabbi Nachman e di Breslev è faticare. Cosa vuol dire? Devi lavorare, voglio avvicinarmi a te, Dio, adesso mi sbatto, inizio a lavorare, inizio a parlarti tutti i giorni, inizio a tirare fuori le cose dalla bocca. Questo è quello che è il segreto di Rabbi Nachman, da avere, come si dice, tutti i giorni, e lavorare su quello, che battere il ferro tutti i giorni e chiedere tutti i giorni, a tutti i giorni,
giorni parlare con Dio, non riesci a farlo un'ora, farlo 5 minuti, farlo 1 minuto. Ogni giorno parlare con Dio, in qualsiasi momento, perché la parola è mega importante. E questo è, come si dice, è l'errore di molte persone che pensano che per essere un giusto, per essere un grande agli occhi di Dio, devi essere figlio di questo, figlio di quello, devi avere la mamma così, il papà così, no. No, assolutamente no. Vediamo oggi, Baruch Hashem, in Israele, vedi, ci sono tanti Baalei Teshuva, vuol dire persone che sono tornate alla religione, che sono degli tzaddikim. Come hanno fatto? Ma il loro papà non sapeva neanche la Torah, e la loro mamma, quando sono stati insieme, non era neanche andata al mikve, quindi non era neanche Hashem Yasod. Sono tutti Baalei Teshuva, o tutti noi, siamo nati da degli accoppiamenti vietati o non secondo la regola, boh, diciamola così, però dobbiamo sapere che questo è uno degli errori più grandi, che una persona pensa: ah, ma io non potrò mai farcela perché per mio padre non è il Baal Shem Tov, perché io non vengo dalla stirpe del Baal Shem Tov. No, non importa. Ognuno di noi può iniziare a parlare con Dio, e quello che ha detto Rabbi Nachman, si è proprio arrabbiato. Si è proprio arrabbiato. Ha detto: Marcia, ma mi devi dire che mi dici una cosa del genere, con tutta la fatica che ho fatto, anche se ero il figlio di un gangster, sarei diventato quello che sono. Così non ha detto un gangster, però Rabbi Nachman ha detto: anche se mio padre e mia madre non avessero avuto questa discendenza, sarei diventato Nachman, perché tutto quello che ho raggiunto è grazie al mio lavoro. È uno dei lavori più importanti, se non il più importante, è parlare con Dio. Nessuno deve dire: ah, ma io cosa faccio? Mi metto a parlare con Dio. Nessuno può avere questo pensiero. Perché? Ma perché, perché ognuno di noi, HaKadosh Baruch Hu, non solo gode che ognuno di noi parla, ma lo aspetta. Aspetta, io racconto sempre, cioè, che sia per la sua guarigione, c'era questo ragazzo qua, Tzachi, che ha negato e l'hanno salvato all'ultimo minuto, però ormai l'acqua era arrivata al cervello, quindi non si muove più e tutto, ed era per un tot di anni, era sulla sedia a rotelle, aveva il buco, gli davano da mangiare tramite la gola, e una volta Baruch Hashem gli hanno chiuso il buco. Ancora oggi è sulla sedia a rotelle, però adesso è diversa un po'. Gli hanno chiuso il buco, e dopo, sai, che lo vedeva, il padre lo portava al tempio, e tutto, e quando ho visto il padre, era di un contento, gli ha detto: wow, gli hanno chiuso il buco, Zachi. E il papà ha detto: sì, wow, non hai idea, adesso mangio e gli do pian piano le patate, non conosceva neanche il gusto, però lo sentivo che urlava dietro, diceva, faceva, oh, dice, guai, adesso anche urla, adesso ti fa casino in casa, prima non si sentiva neanche. Ma il padre aveva degli occhi così pieni di gioia, mi ha detto: sì, adesso so, sai che se gli fa male, so che gli fa male, prima non lo sapevo, era muto, muto, non parlava niente. Non sapeva niente se doveva mangiare di più, adesso invece si fa capire con oh, i versi. Allora, quando poi è andato, ho pensato, io l'ho poi raccontato anche un po' di tempo fa, anche al tempio, l'abbiamo ricordato di nuovo, che guarda com'è un padre che non sente il figlio per 2 o 3 anni, guarda com'è contento. E quindi immaginati Dio, che magari non ha sentito la nostra voce per 10 anni, 20 anni, 30 anni, non l'ha mai sentita. Quando iniziamo a parlare si riempie il cuore. Ovviamente è un'allegoria, perché non sappiamo come il cuore del senza fine, però è mega contento che ognuno di noi gli parla. Ognuno di noi gli parla, deve sapere che è una cosa enorme. Dobbiamo sapere che abbiamo una fortuna enorme, che abbiamo la possibilità di parlare, abbiamo una fortuna enorme, che abbiamo la possibilità che Rabbi Nachman è sceso così in basso a dirci quanto è importante la parola. Perché è una delle cose che è scritto nella Gemara, che è la tefillah, la preghiera, una delle cose che Beitzumo Shel Yom, Shel Olam, vuol dire una delle cose più elevate nel mondo, ma la gente mezalzelim, vuol dire non gli danno retta. È una delle cose più importanti, che possono muovere le montagne, ma le persone non gli danno importanza. Quindi bisogna rafforzarsi veramente, veramente nel parlare con Dio, ognuno nella sua lingua, ognuno come riesce. Sapere che Dio è uno, che il Dio è il senza fine, dire: papà, ti voglio bene, io lo so che mi senti, lo so che mi senti, che non mi lasci, io voglio stare vicino a te. E molti dicono: ah, ma Rabbi Nachman ha detto di andare nella foresta. Sì, se riesci ad andare nella foresta è fantastico, se riesci ad andarci a metà della notte, che bene o male è mezzanotte, mezzanotte e mezza, lascia stare, quelli sono il top. Ma non vuol dire che se una persona non riesce ad andare a quegli orari lì, non deve andare.
L'importante è parlare con Dio, addirittura in Sirot Aran, chi ce l'ha che lo veda, che 275, Resh, che Ain Resh. Credo nel 275, Rabbi Nachman dice che addirittura una persona gli ha detto: "Ah, io voglio fare una stanza sopra la casa, almeno dove, una stanza dove posso andare ogni volta a parlare con Hashem, a fare il Vodedut." E lui gli ha detto: "Sì, non hai bisogno di una stanza, puoi farlo anche sotto il tallit, che è il mantello, quello di preghiera, e quando sei lì sotto, anche puoi parlare con Dio, sei da solo, oppure puoi farlo sotto le coperte." C'è scritto che Davide Amelech lo faceva, parlava tutti i giorni con Dio sotto le coperte, prima di andare a dormire, puoi metterti il lenzuolo sopra la testa e ti chiudi come nel tuo e parli con Dio, siete tu e lui, anche lì dentro c'è Dio, non è che solo devi andare nella foresta. E così via, ognuno di noi dove riesce, che parli un pochino, non ce la fai a parlare un'ora, vai in motorino, parla 5 minuti in motorino, vai in macchina, parla di 5 minuti in macchina: "Oh papà, ti voglio bene, grazie a Dio, grazie. Grazie che ti dico grazie." E così ognuno di noi si può rafforzare. Questo abbiamo visto dall'importanza della parola, perché la parasha di questa settimana ci insegna appunto che chi prende un impegno con la parola ha una forza enorme. Per esempio, una persona trova moglie e dice: "Guarda, mi vuoi sposare?" E lei gli dice: "Sì, voglio sposarti." Gli dice: "Mekudeshe", così dice, sei santificata a me. In quel momento, se una persona va con lei o vuole sposarsi con lei, sia lei che lui meritano la morte, secondo la Torah, perché è come un tradimento, perché con la parola lei si è impegnata e tu ti sei impegnato. E quindi vediamo la forza della parola. Quindi noi non, questi esempi che prendiamo non è per dire: "Ah, che quello deve morire", roba del genere, perché come mi ha detto, soltanto quando c'è il Sinedrion, che sono 70 tzaddikim che facevano di tutto per non mandare mai a morte nessuno, però è per dire quanto è importante la parola. Quindi che ognuno di noi, Bezrat Hashem, si rafforzi a cercare di non prendere impegni che non deve, e quindi di mantenere la verità anche nella parola che dice. E la cosa più importante è parlare con Dio e dirgli veramente: "Ti voglio bene", perché ogni piccola parola che diciamo a lui ha un valore inestimabile, inestimabile. Cioè, Shabbat Shalom a tutti, Bezrat Hashem, ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana.